Pronto. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che avete visto del castoring, adesso poi li presenteremo. Per tutta la serata vedrete persone che ci accompagnano sul palco, ci fanno da cornice, sono stati gentilissimi nell'accompagnarvi in sala e sono stati veramente straordinari, anzi lo dico subito io, e sono la 501esima Italica Garrison e Re per Legion Italian Base, per cui chiederei un applauso. Sono 40 ragazzi fantastici che stasera faranno vedere un numero impressionante di costumi. Allora, come ogni tanto cerco di presentarlo in maniera diversa, perché io non ho più parole per descrivere Davide, in qualche modo, però mi devo sempre inventare qualcosa di nuovo. Diciamo che per quanto riguarda il nostro mestiere, se non ci fosse stato il pubblico che apprezza il nostro lavoro, non ci saremmo potuti ritrovare a fare un mestiere così bello, così divertente, così onorevole e così artistico. Se non ci fosse il pubblico da casa, probabilmente non potremmo neanche fare questo premio, perché tutti i premi sono assegnati online attraverso il gradimento del pubblico. Questo è un premio in tutto e per tutto del pubblico, e se non ci fosse lui, questo festival non esisterebbe. Davide Pignacelli. E questo è tutto per te. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Ben ritrovati. Grazie. Però, quanto tempo? Grazie a tutti, benvenuti e bentrovati, ben ritrovati ad altri. Questa terza edizione, avevamo promesso che ci saremmo rivisti, quindi Gianluca, anche tu, quanto tempo non ti vedo? Non cominciare, non cominciare. Tanto tempo, vabbè. Se tu cominci così, poi ti vengo dietro. C'è un colpo d'occhio straordinario, sai? Adesso in realtà non c'è nessuno, sono tutti quanti effetti questi. Siamo io e te e altri quattro persone, non li So, vedo. l'ho richiesto io per autostima. Ah, ok, perfetto, quindi pensavo di averlo fatto io per te. No, in realtà c'è una ragazza in prima fila nuda, con scritto sul petto: Davide, I love you, ci vediamo dopo. Sì, vabbè, ma a me che ci guadagno? Come che ci guadagni? Non la vedo! Che te frega? Ma la senti? Sipario! Andiamo a divertirci. Va bene? Senti, dobbiamo fare un po' di ringraziamenti. Parto io? Sì. Allora, innanzitutto ringrazio R102 e lo speaker Jerry Longo. Ciao Ciao! Jerry! Che è in diretta radiofonica, quindi ringraziamo tutte le persone che sono all'ascolto. Come stai, Jerry? Non lo sentiamo. Passategli un microfono. È uguale, strilla, strilla. Alla grande, dai! Ringraziamo anche Web Radio Network per il collegamento. I Siamo a gruppi. giocare lo speaker. No, 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 lascialo fare, lascialo fare. I gruppi costuming che dicevamo di Star Wars, per questo la sigla, per questo tutti i costumi che state vedendo, la 5501esima Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, che sono già mezzi pronti. Oddio. Altri di qua pure? Bene. E poi soprattutto dobbiamo ringraziare il Trio Medusa. Sì, il Trio Medusa che appunto purtroppo non poteva essere qui, ma ci ha riservato una clip con cui saluta tutti quanti e con la quale appunto invita grande Francesco Pezzulli, voce di Radio DJ, voce della Rai, voce Ci non sale so qua sopra di Francesco, vieni, tutto, facciamolo salire subito. Francesco Pezzulli. voce di Leonardo DiCaprio, di Anakin Skywalker di Star Wars, che altro vuoi fare, non lo so. Quindi tu ti senti a casa, Fra? Sebastiano questa sera, ma c'era il viaggio di Arlo in televisione, ho detto preferisco Sky Cinema stasera. Chiamalo scemo. Però insomma, ho detto mando le foto con tutti uno per uno le maschere di Star Wars. Cioè, Che tu quindi cosplay? sei. Questo è cosplay poi, non maschere. Giusto. Customing, Customing, grandi. Sì, il Trio Medusa ha preso molto a ben volere Davide e l'iniziativa in generale, infatti insomma ne ha parlato molto in radio e mi dispiace non essere qua, però so che vi ha mandato un. Sì, ci hanno mandato un saluto audio, vero? Anzi, ovviamente ringraziamo la regia, i ragazzi che sono su e il Teatro Cassia, l'avremmo fatto anche loro. Sentiamo il saluto? Sa, provala, prova, insomma, falla un po' più bassa la voce perché qua ne stampiamo un'altra, ecco. Buonasera a tutti, siamo il Trio Medusa, buonasera da parte di Giorgio e Gabriele. Enfurio. Scusate, cerchiamo di avere una dizione perfetta perché sappiamo che in sala ci sarà
il fiore delle voci italiane. Vi ringraziamo veramente tanto per l'onore che ci avete riservato, un premio alla trasmissione radiofonica chiamata Roma 3131 su Radio DJ. Immotivato, beh, abbiamo dato un po' spazio alle vostre voci, ma il merito è vostro. È vostro che avete belle voci, e a noi che non va di fare nulla. Esatto. Quando venite voi si apre un mondo. Si apre un mondo. In realtà dovremmo condividerlo con Francesco Pezzulli, che è il tramite per lui. Anzi, siccome sarà sicuramente in sala, Francesco, prendi tu per favore al posto nostro il premio che ci viene dato al Festival del Doppiaggio Voci del Cinema. Ho detto bene? Voci del Cinema. Provare qua. Voci del Cinema. Bravissimo. Festival del Doppiaggio Voci del Cinema. Grazie. Grazie a tutti da parte di Trio Medusa. Buona serata, buon divertimento. Ciao a tutti. Ringraziamo ovviamente il Trio Medusa. Ecco qui, dovrebbe essere quello? C'è? Ce l'abbiamo? Eccolo qua. Allora Francesco, lo ridiri tu, poi lo consegnerai tu. Non glielo darò mai. Lo metto vicino. No, beh, molto bello, perfetto. Grazie. L'ho doppiato, non è vero. Lui non l'ho doppiato. Pure quello! No, facevo Anakin Skywalker. Bellissimo, glielo porterò alla prima occasione quando faremo un nuovo appuntamento di Voices Radio DJ. Grazie Fra, grazie. Ci vediamo comunque più tardi. Sono qua. Grazie Francesco Pezzulli. E ovviamente grazie a Trio Medusa.